Viaggi di parole, il podcast di In Toscana. È il 20 dicembre 2011 quando Gabriele Andriulli sta percorrendo la Fipilì con la sua auto per tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Un colpo di sonno, lo schianto e poi la corsa in ospedale. Al suo risveglio dopo il coma, il responso dei medici non lascia speranze, Gabriele non camminerà più. Ma la vita di Gabriele non è finita, tutt'altro, anzi, riserva ancora grandi sorprese. Quel giorno stavo lavorando ed ero andato da un cliente su Annovara e tornando indietro verso la mia azienda che si trovava nell'Empolese, perché io abitavo a Empoli in quel periodo lì proprio per lavoro, e ho avuto questo incidente perché mi sono addormentato in macchina, erano le 2:30 del pomeriggio. Da lì diciamo che ho sbattuto con la macchina contro il guardrail, però non è che andavo forte né niente, però da questo incidente alla fine sono volato fuori dalla macchina e ho riportato quindi una lesione midollare pur non rompendomi neanche un osso, questo va detto. E per questo niente, oggi ho diciamo una paralisi agli arti inferiori e una lesione che pur non essendo completa però non mi consente di camminare e quindi sono paraplegico. Ho capito. Questo diciamo che è quello che mi è successo 10 anni fa. Poi da qui è venuto l'elicottero a prendermi, c'è stata un'operazione molto importante, sono stato in coma per circa una settimana e diciamo che poi al mio risveglio mi sono state dette anche quelle che erano le mie reali condizioni, ecco, che avrei dovuto quindi vivere poi tutta la mia vita a carrozzina. E non voglio fare, diciamo, la pornografia del dolore, quindi non ti chiederò com'è stato trovarsi in quella situazione, perché non possiamo immaginarcelo, ma insomma riguarda il tuo privato. Da quel momento in poi però varie cure, ti sei trasferito anche a Miami, ho letto, per essere curato. E poi però hai deciso di portare avanti quella che era una passione che avevi anche prima, quella del culturismo. Sì, e diciamo che ora io ho dovuto vivere per tanto tempo in unità spinale a Firenze, perché sono uscito poi a fine agosto, dopo quasi 10 mesi, e quindi è stato un percorso anche abbastanza lungo. Dopodiché appena uscito, la prima cosa che ho fatto è stata chiaramente quella di cercare una soluzione al mio problema, quindi avevo comunque ancora tantissima speranza di potermi rimettere in piedi e volevo cercare qualcuno che mi potesse aiutare a farlo. E ancora ad oggi va detto che comunque una soluzione clinica, dal punto di vista clinica, che sia accessibile per tutti, non c'è, perché è tutto a livello sperimentale. Però ho iniziato appunto, come hai detto te, a viaggiare. Sono stato a Miami al Miami Project, alla fondazione di Christopher Reeve, che è il vecchio Superman. Sì, il mitico Superman. Mitico Superman, perché lì fanno le staminali, fanno tante ricerche eccetera eccetera, però quando io arrivai lì insomma c'erano pazienti in condizioni ben più gravi delle mie. Io viaggiando poi e venendo poi a contatto con tutti questi grandi scienziati che facevano la ricerca sulla lesione midollare, man mano che ero in giro soprattutto in America ho iniziato anche a riallenarmi, a rimettermi in forma, perché mentre ero in ospedale avevo visto che c'era una mia che c'era anche la mia categoria nello sport che ho sempre praticato, che è appunto il culturismo. E allora niente, poi stando così tanto fuori in America ho anche gareggiato lì e dopo alcune gare che ho vinto sono diventato professionista. E quindi da qui parte diciamo la mia storia atletica come professionista poi alla fine dei conti. Senti, per chi non lo conosce ancora bene, spiegaci che cos'è il culturismo, perché è una disciplina molto particolare. Sì, è una disciplina molto particolare perché
diciamo che è uno di quegli sport che possiamo dire di nicchia, che però poi tanto di nicchia non lo è, perché ci sono gare molto molto importanti, a partire dal Mister Olympia, che viene fatta a Las Vegas tutti gli anni, ed è la gara più importante del pianeta, a cui ho partecipato già 3 volte comunque. E poi ci sono gli Arnold Classic, che sono le gare che ha fondato Arnold Schwarzenegger. Tu l'hai anche vinto, no? L'Arnold Classic. Sì, l'ho vinto proprio quando? Un mese fa ormai. Un mese fa. E sei il primo italiano che lo vince, diciamolo. Sì. Sono anche il primo italiano professionista a carrozzina, perché ancora nessuno lo era diventato. Nel mondo ora siamo 31 professionisti. E ci sono diverse gare tutti gli anni. A me questo sport, a partire dal 2014 poi, mi ha permesso comunque di viaggiare in tutto il mondo, perché sono stato dal Sudafrica al Canada, all'America, al Sud America. Ho visto, diciamo, una buona fetta di mondo in più che ancora non avevo visto, e oggi è diventato proprio il mio lavoro, perché ho comunque uno sponsor che mi paga, che mi consente anche di fare l'atleta a 360 gradi. Questo è proprio, oltre a essere la mia passione, è diventato proprio il mio lavoro. Senti, ti faccio una domanda un po' difficile. Quando di fronte a delle storie di grande successo come la tua, ma come anche quella di tanti atleti di cui per fortuna si parla sempre di più, come Bebe Vio, che sono diventati un po' dei simboli, no? Io mi chiedo se ti capita di sentire il peso della responsabilità di questo ruolo, nel senso, se tu non fossi diventato un atleta che vince la gara più importante del mondo, sarebbe andato bene lo stesso, no? Saresti comunque potuto essere una persona di successo lo stesso. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, capisco quello che mi stai chiedendo. Allora, sicuramente diciamo che io ho insistito tanto anche per arrivare a essere ora come sono in questo momento, il punto di riferimento nella mia categoria nel mondo. Però la grande particolarità dello sport è che lo sport in un qualche modo annulla tutte quelle che sono le diversità. Io credo tanto nello sport e sono felice oggi di praticare sport e di farlo anche come lavoro, non solo di praticarlo, perché diciamo che è una delle poche cose che in questo momento annullano completamente la mia diversità, che può esserci con altre persone. Purtroppo tutti i giorni la diversità viene rimarcata più dalla società che ti sta intorno che da quelli che possono essere i tuoi limiti fisici. E non sento il peso della responsabilità di dover dimostrare per forza qualcosa, o di dover essere o di dover raggiungere per forza qualche cosa, perché quello è qualche cosa che secondo me riguarda prettamente la mia volontà di fare, di dare il massimo. Però è sicuramente, quando inizi a vincere tante gare, quando inizi ad essere sempre al top level, allora le cose si fanno sempre più importanti e sicuramente c'è un pochino di pressione. Io non sento però tantissime persone mi scrivono, mi chiedono come faccio ad avere la motivazione per arrivare. Io credo che sia una cosa innata ed è una forza che tutti noi abbiamo dentro. E quello che tutte le persone devono fare è trovare questa forza e cercare di andare avanti e raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi che uno vuole. E questo non vuol dire che si deve per forza raggiungere l'obiettivo prefissato, perché a me ad esempio adesso il mio obiettivo è vincere l'Olimpia, però sono passati già questi 8 anni in cui ho partecipato, ancora non l'ho vinto, non so se ci arriverò mai. Se però io penso a quando ho iniziato questo percorso oggi, ho già raggiunto tantissimi altri obiettivi che io neanche mi ero posto, per cui quello che io vorrei
vorrei dire a tutti quanti, è che tutti devono iniziare ad andare verso l'obiettivo, poi è la vita che ci indirizza e che comunque sia ci porta a tanti altri obiettivi che in un qualche modo comunque sia ci migliorano, diventiamo persone migliori ogni giorno se iniziamo a fare un percorso e questa è la cosa più importante secondo me. Viaggi di parole, ascolta le altre puntate dei nostri podcast su intoscana.it.